Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Oggi andremo a vedere delle registrazioni che abbiamo fatto in Piazza Italia, che è il centro del nostro paese, ragazzi, dove ci sono più Pokéstop, e andremo a fare una bella cosa, a utilizzare i moduli Iesca per salire velocemente di esperienza, ragazzi. Vi farò vedere come ho fatto e come abbiamo fatto tutti insieme, ragazzi, ok? Quindi lasciate immediatamente tantissimi pollicioni, cerchiamo di arrivare a 300 like, so che ce la possiamo fare. E qua sotto facciamo hashtag Pokémon Go per farmi capire che vi è piaciuto, anche se non potete mettere like, ragazzi, ok? Quindi andiamo a vedere gli spezzoni. La schermata che state vedendo adesso è la schermata di un Pokéstop, ragazzi, e dello spazio per il modulo. Qui possiamo inserire un modulo esca, ragazzi. Il modulo esca permette per 30 minuti, come potete vedere, di far arrivare più Pokémon all'intorno, e chiunque è intorno a questi Pokéstop ne può beneficiare. Si formeranno questi bellissimi petali che escono dal Pokéstop e cominceranno a uscire molti più Pokémon del normale intorno a questi Pokéstop, ragazzi. Noi abbiamo messi 1, 2 e 3 all'altro lato, quindi siamo ritrovati precisamente con 3 bellissimi punti di farm, ragazzi. Per la maggior parte, come Pokémon, effettivamente non c'è uscito niente di speciale. Sono usciti tanti Rattata, tanti Pidgey, tanti Raticate, qualche Doduo, effettivamente niente di veramente grande, però è stato buono comunque per farmare esperienza. Quando siete in queste situazioni, ragazzi, utilizzate un Fortunuovo. Il Fortunuovo per 30 minuti, ragazzi, vi dà la possibilità di raddoppiare la vostra esperienza. In questo caso io mi ero preparato una serie di Pidgey infiniti, ragazzi. Forse erano 8, forse erano 9. Ho cercato di evolverne il più possibile, ragazzi. Per quale motivo? Come vi ho spiegato l'altra volta, i Pidgey, ragazzi, costano poco per essere evoluti. Non serve polvestella per evolverli, mi sembra costano 12 caramelle, non è tantissimo. Una volta evoluti ci daranno 500 di esperienza. Giustamente più ne evolvete e più salirete velocemente durante l'effetto del poke uovo. In quella sera sono arrivato a livello 14, quindi grazie alla farm, grazie ai Fortunuovo, sono arrivato a livello 14. 3 livelli in una serata, neanche in mezz'ora. Dopo che è finito l'effetto del Fortunuovo e finito l'effetto del moduli esca, io, Esingar, Quinfer e Ildan siamo andati vicino alla palestra per cercare di conquistarla, ragazzi. E insieme a noi è venuto anche un nostro fan che ci segue, che è del nostro paese, si chiama Alessandro, che ci ha raggiunto un po' prima mentre stavamo farmando, ragazzi. Ok ragazzi, la prima battaglia è cominciata. Sono io e dall'altra parte Quinfer, perché non ci ha fatto combattere in più di 2 contro la stessa palestra, ragazzi. Quindi penso il limite sia 2 giocatori a palestra. Mi dispiace, non si potrà fare di più. Abbiamo buttato immediatamente giù il Pidgeot. L'Aerodactyl avrà un po' più di difficoltà, perché i miei colpi non sono efficaci contro Aerodactyl, ed è veramente strano, perché dovrebbe essere anche in parte roccia se non erro. E di là c'è il Jolteon. Infatti guardate, gli stiamo facendo dei danni infiniti. Guardate, guardate come va giù. Oh, il super efficace, l'abilità speciale sì, l'attacco normale non va. Ok, madonna, si è preso un fulmine del Jolteon, bellissimo. Ok, Vaporeon di Roberto, ragazzi. Ok, i miei colpi sono non tanto efficaci perché è d'acqua, ma quelli di Jolteon di là che è morto non ci sta più, quindi mo c'è sta Snorlax e lo sta a prendere a panciate. Guardate, guardate, il mio Vaporeon sta resistendo coi denti, ragazzi, per non morire contro il suo, ma penso non ce la faccia. Di là lo Snorlax continua a panciate, guardate, guardate, e muore il mio Vaporeon. Entra il mio Snorlax, quindi si ritrova 2 Snorlax contro, ragazzi, a panciate sulla testa. Veramente, veramente, veramente grossi. Ok, sto per utilizzare, spero, l'abilità speciale se non muore prima. Ok, guardatelo, guardatelo quanto c'ha poco di vita. E no, è memoria lo Snorlax. Di là c'è il Raticate di Quinfer, che sta continuando ad attaccare mentre io cambio Pokémon. Il mio Golbat ha preso una valanga di danni. Brutta situazione. Ce l'abbiamo fatta, il Golbat è sopravvissuto con tanto così di vita. Ok, abbiamo vinto e l'abbiamo fatto scendere di 3000 di prestigio, ragazzi, livello 2 della palestra. Ok, alla fine siamo riusciti a fare una maledetta battaglia contro questa palestra. Sono riuscito a entrare con il mio Vaporeon e dall'altra parte c'era Isengard a darmi supporto con i suoi Pokémon, ragazzi, con il suo Vaporeon, che sono i nostri massimi. Ok, abbiamo cominciato a prendere a botte secche sto povero Aerodattile, che ne ha prese di santa ragione. Boom, è andato giù di cattiveria. Ok, e adesso entra in gioco Vaporeon, che è l'ultimo Pokémon di questa palestra, visto che adesso è livello 2, ragazzi. Giustamente i nostri Vaporeon erano più piccolini, quindi contro un 1252 abbiamo avuto qualche difficoltà. Come potete vedere, non efficace, non efficace. Infatti a una certa, visto che ero rimasto a pochissima vita, ho cercato di cominciare a schivare i suoi colpi, ragazzi. Guardate, se non era adesso con pochissima vita, ho cercato di muovermi lateralmente. Se non, ho fatto con qualche altro Pokémon. Vediamo un po', guardate, no, è morto il mio Vaporeon, è morto anche quello di Esingar, ragazzi. È entrato in gioco il mio Snorlax e il suo Bulbasaur, con cui gli abbiamo dato il maledetto colpo di grazia, ragazzi. E così va giù.
Quando siamo usciti dalla palestra, visto che anche Quinfer e Hilda avevano attaccato la palestra stessa, la palestra è stata conquistata tranquillamente e abbiamo deciso di metterci sopra i nostri Pokémon e cominciarlo a farli salire un pochino di rango. Ecco che parte la battaglia contro lo Snorlax e il Raticate di Hildan, ragazzi. Il Raticate giustamente era 211, quindi sono bastati dai 5 ai 6 click per buttarlo giù effettivamente. Però dopo mi sono ritrovato contro lo Snorlax di Quinfer, che comunque è un bel cicciottone da buttare giù, è molto pesante e comunque non ha delle difficoltà contro l'acqua, ragazzi. Guardate, guardate, guardate quanti colpi ho dovuto tirargli per ammazzarlo. Guardate quanta cavolo di vita c'aveva, infinita proprio. Idrondata gli faceva abbastanza danni, però guardatelo, mamma mia. E mi ha fatto pure l'iperraggio, ragazzi. Però non ha fatto in tempo perché è morto prima. E così abbiamo aumentato il prestigio ed è arrivato a livello 3. Ok ragazzi, diventata a livello 3, ho deciso di fare un altro attacco perché Singer mi ha detto: perché non provi con un Pokémon solo a fare tutti e tre i Pokémon della palestra nostra? Ok, il Raticate di nuovo è andato giù, che era un amore perché giustamente era piccolino, ragazzi. Non era colpa di Hildan, ma Hildan è il più piccolo da noi perché iniziare un po' più tardi. Poi abbiamo combattuto contro lo Snorlax, che giustamente come al solito ci ha messo un po' in difficoltà perché è grosso e ci vuole una vita per buttarlo giù. E comunque la sua porcia vita ce l'ha cominciata a togliere. Comunque a forza di jitter click sono riuscito a buttare giù quel maledetto Snorlax. Guardate quanto è cicciottone e come salta quella panzotta quando ci attacca, ragazzi. È veramente veramente bello. Ok, qui mi sono preso un iperraggio sulla facciaccia e lui è morto. Ok, adesso ci tocca fa l'ultimo, che è Vaporeon dei Singer, ragazzi. Io con meno vita contro di lui ho fatto una battaglia infinita. Guardate, guardate. E qui ci siamo presi a botte di idrovampata in faccia, veramente. Guardate il mio Vaporeon come stava male. A una certa ho deciso di cominciare a schivare i suoi colpi perché stavo calando troppo di vita. Guardate, guardate che cavolo mi sono dovuto inventare per resistere. Attaccavo, attaccavo, attaccavo e poi cercavo di schivare. Oh, guardate la mia vita quanto è rimasta. Ho schivato l'ultimo colpo, madonna, gli ho schivato l'idrondata. E guardate qua, boom, con un pelo di vita riesco a buttargli giù anche il suo Vaporeon. Quindi con un Pokémon ho fatti 3, ragazzi. Wow, livello 4 palestra, quindi abbiamo 4 Pokémon su questa palestra. Ok, questi erano gli spezzoni della serata di ieri, appunto, in cui siamo stati tutti in piazza. Noi più tanta altra gente che poi si è unita a noi in piazza perché abbiamo attivato i moduli. Appena abbiamo attivati sono arrivati una valanga di ragazzi che stavano tutti a giocare a Pokémon, ragazzi. E poi c'era giunto pure Alessandro che stava tornando verso casa e ci ha incontrato proprio lì, fortunatamente. Quindi ci ha fatto compagnia tutta la serata anche durante la cattura delle palestre, ragazzi. Quindi è stata una bellissima serata di gioco di Pokémon Go, ragazzi. Abbiamo giocato tutti insieme, abbiamo conquistato una palestra quella sera, abbiamo fatto diverse esperienze. Io ho fatto 3 livelli, Hildan ne ha fatti 2, Quinfer ne ha fatti altri 2/3, mi sembra i Singer ne ha fatti di meno come al solito. E niente ragazzi, mi sono ritrovato con l'inventario 395 su 350 perché salendo di livello mi ha riempito l'inventario di roba, però va bene, è stata una serata molto proficua. Quindi se vi è piaciuto questo video, se non vi è piaciuti questi spezzoni, lasciate tanti pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Ci vediamo alla prossima puntata.